Ciao a tutti amici e ben ritrovati in una nuova puntata di Commentiamo i video, vostri video degli iscritti. No. Vabbè, ma ci siamo, è uguale, la stessa cosa. Oggi siamo particolarmente felici perché abbiamo finalmente avuto il risultato del sondaggio. Esatto, del nostro prossimo viaggio, quindi viaggio in vostra compagnia, lo ripetiamo. Esatto. Viaggio, andremo in Trentino. Esatto, quindi vedremo chi di voi iscritti vorrà venire insieme a noi. Fateci sapere se volete tramite la nostra mail info@spassocoldrone.com. Vi daremo un po' tutti i dettagli. In questa puntata vogliamo anche svelarvi il segreto con il quale noi commentiamo i vostri video, ovvero tecnica sandwich. Che cosa significa tecnica sandwich? La tecnica dell'hot dog. Quello che facciamo sostanzialmente è mettere la fetta di pane. Ok, quindi gli diciamo comunque qualcosa di positivo riguardo, sì, al video, quindi diamo i lati positivi. Dopodiché gli mettiamo il salsicciotto e gli diciamo guarda che però eccetera eccetera. E poi l'altra fetta di pane a chiudere. Ok, quindi questo è il nostro modo di commentare i vostri video. Spero che vi piaccia, quindi se vi piace la tecnica sandwich mettete un like a questo video se non l'avete già fatto. Ok. Bene, passiamo alla puntata di oggi. Dico velocemente di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanellina e seguite su tutti i nostri social, Instagram, Facebook e Telegram. E detto questo, le nostre magliette. Giustamente, ci sono le magliette, quindi vi lasciamo anche il link al nostro merchandise ufficiale. Se volete prendere una maglietta strafiga come questa, ci sono di tutti i colori, eccetera, eccetera. Se volete sostenere il canale, ricordatevi che potete farlo attraverso gli acquisti Amazon che andate a fare normalmente. Vi basta semplicemente cliccare prima sul link in descrizione. Quindi link Amazon in descrizione. E passiamo alla puntata di oggi? Esatto. Quindi la sigla la facciamo sempre con i vostri video. Ebbene, bella questa sigla? Piaciuta? Andiamo a scoprire uno per uno, quindi i prossimi concorrenti. Concorrenti. Per che cosa concorrono? Concorrono per l'applauso. Esatto. Vediamo se qualcuno di oggi si becca l'applauso. Partiamo subito col primo, che è Danilo G. Danilo G. Video girato col Mavic Mini in nella campagna novarese. Quindi provincia di Novara, sicuramente. Madonna del latte, maggio 2020. Ciao, vi invio il mio primo filmato fatto con un drone, nello specifico DJI Mavic Mini, e il primo esperimento fatto in programma di video editing. Vengo dal mondo dell'aeromodellismo, principalmente elicotteri aerei. Ho comprato il Mini pochi giorni prima del lockdown per esercitarmi al bisogno delle videocamere, facendo in media due voli al giorno per due mesi, riprendendo cespuglio nel prato di fronte a casa mia. Quando si può uscire a fare questa chiesa di fondare le risale della campagna malese per fare questo video, sarei di andare più verso il tramonto, ma di spiegare che i coscelli si portassero via me e il drone. Colgo l'occasione per ringraziarvi per i consigli molto utili che fornite tramite il vostro canale YouTube. Vi metto il link al filmato. Ah. Sì. Grazie mille. Fantastico. Andiamo a vedere questo filmato, va. Esatto. Sta canzone ormai l'abbiamo sentita un sacco, sì, di volte. Vabbè, un po' prima però. Mini colori. Colori molto fedeli. Sì, infatti. Bene Danilo, grazie per questo video intanto, perché il santuario ci ha fatto vedere qualcosa di carino, immerso completamente in... cos'era? Non erano là? Una risaia. Sembrava più una risaia, sì, infatti. Molto interessante, bella location, molto particolare. Quello che non amo, devo dire, sono i cambi.
che non sono sempre a tempo, ma quando ci sono comunque servirebbero più cambi, più scene, perché molte scene sono lunghe, quindi lo sbadiglio poi parte, ok? Quindi le scene accorciale poco poco e magari falle andare a tempo con la musica. Mi raccomando, a queste piccole attenzioni che fanno la differenza. Come pilotaggio, pilotaggio, manovre abbastanza pulite. L'unica incertezza l'ho notata un po' sull'Orbit. Magari fate vedere il nostro video, vediamo qualche trucco su come effettuarlo al meglio. Però dai, essendo le prime armi, devo dire che ti sei comportato davvero, davvero bene. Niente male, niente male. Magari la prossima volta facci anche qualche vertigo e qualche time remapping, se ce la fai, ok? Ti lasciamo sempre tutto qui in descrizione, con i nostri tutorial che sono preziosissimi, perché chi non conosce queste tecniche, ok, può scegliere di non utilizzarle, ma devi conoscerle, almeno devi conoscerle. E passiamo al prossimo, che è Gianluca Pierozzo. Il video si chiama Padule di Fuecchio. Fucecchio. Padule di Fucecchio. Padule di Fucecchio. 4K Mavic Air 2. Vediamo che ci scrive. Salve ragazzi, vi invio un video girato con Mavic Air 2, quindi proprio fresco fresco. Fresco e montato al volo. Quindi vuol dire che l'hai montato mentre eri in aereo? No, vabbè, comunque abbiamo capito il senso. Dai, ti vuoi già scusare, eh? L'ho realizzato più che altro per testare il nuovo drone. Ho registrato in 4K 50p, profilo CineLike e colorato su Final Cut. Colorato tra virgolette, perché non è detto che l'abbia fatto bene, penso volessi intendere questo. Che ne pensate? Te lo facciamo sapere appena lo finiamo di guardare. Ok, quindi Gianluca Pierozzi, Toscana, quindi questo posto è in Toscana, la palude di Fucecchio. Padule o palude? Vabbè, padule. Vabbè, padule cioè, forse. Vediamo. Padule di Fucecchio. Andiamo a vedere. Okay. Poi c'è sto titolo a linea verde. Cioè, ho sentito anche il suono. Di verde. Tutto molto green. Qui il CineLike si vede, Sì. Bello il grignetto. Sì. Sì, diciamo che mettiamo pausa, stoppiamo. Diciamo che sui titoli Final Cut ti aiuta molto. Io l'ho utilizzato per un brevissimo periodo della mia vita, Final Cut. È un programma che veramente ti viene incontro nel montaggio, ti aiuta, ti fa i titoli tutti strafighi, quindi bello, bello, mi piacciono i titoli. La location è bella. Hai scelto una bella location sicuramente per il tuo video. Molte scene sono ripetute, piccolo Diciamo, la lunghezza del video secondo me è a un minuto, potevi fermarti anziché arrivare a due minuti, perché alla fine il soggetto è questo. Ce l'ha fatto vedere anche in giornate diverse, a quanto pare, a meno che la giornata non è evoluta appunto dal sole a nuvole, però tutto sommato tutto rilassante, molto, un bel video, mo ci vuole cinematic, è un po' cinematic, di quelli che comunque te li guardi con calma se hai tempo. Bello, carino, mi piace. I colori belli anche, hai fatto una color decente, magari avrei scurito leggermente le ombre proprio per dare un po' più di contrasto, però quella è una questione molto personale, non è un neo, quindi hai fatto un bel lavoro, non d'applauso però. Non d'applauso però, bel lavoro. Ti sei comportato bene. Ringraziamo Gianluca Pierozzo e passiamo al prossimo, che è sempre Gian, ma anziché Luca è Luigi. Gianluigi. Quindi Gianluigi Gagliardi. Ciao ragazzi, complimenti innanzitutto per il canale. Ho un Mavic Mini da poco.
e ho imparato tantissimo seguendovi. Quindi siete molto utili, tecnici e simpatici allo stesso tempo. Vi mando quello che è stato il mio secondo volo sul fiume Borraco, vicino dove vivo io, ovvero Manduria, quindi sei quasi un nostro conterraneo. Posto che a giudicare dal vostro accento probabilmente conoscete, esatto. Ho tanto da imparare, mi piacerebbe avere un vostro parere. Grazie mille, in gamba. Perfetto, Gianluigi. Andiamo a vedere questo tuo primo volo. Io tipo in questo posto non ci sono mai stato. Bella questa. Bello. Questa mi piace perché dà contesto. Sì. Sembra il Chidro, però non è quello. No, no, è il Borraco, è un altro affluente. I cambi sono a tempo, sì. Comunque molto lounge il video, quindi le scene sì. Sono molto lunghe, anche ripetute se vogliamo. Purtroppo non aveva molta scelta. Sì, infatti, te l'hai visto. Questa mi piace. Bravo. Allora Gianluigi, bravo, bravo. Vuoi partire sì, tu dai. Con la fetta di pane? Sì, parto con la fetta di pane dicendoti... Continua. Parto con la fetta di pane appunto dicendoti che mi è piaciuto molto la scena appunto dove scopri, non so, la tua ragazza, comunque sia la tua conoscente, dal basso, perché appunto va benissimo che il drone vola, però... ci piace molto quando utilizzate il drone anche nei passaggi radenti, quindi esatto, nei passaggi bassi, suolo, passaggi bassi, quindi... A proposito di passaggio radente ti do un piccolo salsicciotto, ovvero prima della foce c'erano delle piante che potevi andare radente vicino a scoprire poi la foce piano piano. Mi è venuta questa idea guardando una panoramica molto larga, ho detto ma una ripresa così la potevamo anche fare, così ci ho pensato così al volo. Che altro? Le scene sono abbastanza lunghe. Sì. E gira e gira, cioè hai fatto la radiografia praticamente a sto a sto posto, ce l'hai girata tutta dappertutto. La prossima volta magari fallo anche più corto. Facci vedere sì. Più punti in meno tempo. Ok? Quindi non ci far vedere gli stessi punti, in modo che almeno abbiamo una variazione dell'occhio. Sì, poi quella costa, diciamo, è particolarmente bella, quindi magari spostati sui vari punti di quella costa e ci fai un unico mix, un collage delle riprese più belle, allora abbiamo sì. Più punti di vista ed è sicuramente un ottimo video. Esatto, la prossima volta magari una falla molto lontano. Sì. Molto lontano, quindi prova a farne una molto lontano, una lontano e una poco lontano, quindi chiudi il, chiudi il panino, metti l'ultima fetta di pane. Bravo. Non sei d'applauso però però bravo. Allora ringraziamo Gianluigi e passiamo al prossimo e passiamo a Giuseppe Harnel Ojiba. Hamel Ojiba Hamel colombiano, infatti leggo Punta Gallinas Colombia. Ragazzi siete pronti a vedere vediamo un punto bellissimo del mondo, vediamo. Che spettacolo! Che posto assurdo! Ma vedi che promontorio di sabbia! Sì. Spettacolare! Questo era l'indietro! Là.
Sarà quella di chiusura. Ma no. Ma verso. Allora, Punta Galinas ci piace. Ci piace. Ci si piace. È portato sicuramente in un altro posto del mondo che magari, chissà, un giorno andremo a visitare. Per questo ti ringraziamo assolutamente, perché ci piace tanto vedere non solo l'Italia, ma anche vari posti del mondo, varie esperienze che voi iscritti a questo canale avete fatto. Parto con la fetta di pane. Vai, vai, dacci una bella fetta di pane. Allora, ti dico, a me mi è piaciuto molto, ma non sempre, le transizioni. Nel senso che in alcuni casi hai scelto delle belle transizioni, mentre in altre erano troppo confusionali. In qualche contesto queste transizioni a split, quindi a split RGB, danno un po' di... In altri casi invece andavano bene. Io preferisco sempre non utilizzarle, perché comunque se non c'è un motivo per utilizzarle preferisco evitare. Preferisco lo stacco netto, però va bene, comunque... Video era molto bello, scorreva bene, sì, all'occhio. Scorreva all'occhio. Io mi sarei fermato alla scena della macchina, quindi non avrei ripreso il video, quindi quella l'avrei lasciata come ultima scena, macchina che va via. Esatto, come se fosse la conclusione, esatto. Schermo nero, dissolvenza, ci sta, magari anche a scoprire la macchina, cioè che mentre, vi avvicinavi e poi la... Sì, infatti, mentre tu comunque dopo questa scena della macchina hai dato un drop con una scena al reverso, con una persona che cammina all'indietro. Attenzione a questi piccoli dettagli, ok? Magari rifallo il video, se devi pubblicarlo per conto tuo, esatto, taglialo lì alla macchina che già è perfetto, già sta bene, magari qualche transizione se dà fastidio all'occhio, levala, togliela. Ringraziamo tantissimo Giuseppe Amel Cohiba per averci inviato questo video che è stato veramente bello. Bello. E passiamo al prossimo video che è Marco Camilli. Mirko Camilli. Ciao ragazzi, a causa della mia scarsa connessione vi lascio il link di YouTube di un mio video. Spero vada bene lo stesso. Mi chiamo Marco Camilli, sono dell'Umbria, quindi dell'Umbria. Questo è un breve trailer di un video fatto a un piccolo paese vicino a casa mia, ma è il primo montaggio in assoluto, quindi per questo mi aspetto molte critiche e consigli per migliorare. Come software ho usato Filmora. Io non l'ho utilizzato, sì, mai. Lui sì, lo conosco, è un buon software per partire da zero, è gratis, è davvero carino. Ma vorrei imparare a usare qualcosa di più professionale. In tal caso ti consiglio o Premiere Pro, se vuoi pagare. Se no c'è DaVinci Resolve Lite, che sul sito di Blackmagic lo trovi. Ed è gratis, ed è veramente un software bellissimo. Sto ancora lavorando al video definitivo. Questo è un piccolo work in progress. Vabbè, speriamo che non... Che sia guardabile, sia criticabile, diciamo, perché così. Ok, tu ci mandi un video che è un work in progress, ma ci sono tante persone che adesso lo stanno guardando questo video, quindi speriamo che sia decente. Vediamo. L'orario l'ha scelto giusto. Sì. Il movimento è continuo e pulito. Questa cosa l'apprezzo tantissimo. Bello, vediamo come chiude. Tilta in basso. E cambia. Bravo! Bravo, per essere il tuo primo montaggio non è male. Sì. Tagli a tempo, eh. Tagli a tempo. Faglielo un orbit, dai! Ecco questo. Una zenitale sul campanile. Che bello, wow! Il posto è carino. Mi piace proprio che scopre il paesaggio, si alza e scopre il paesaggio. Questo è un effetto a candela, eh. È molto preciso, perché è fatto da una distanza bella lunga. Peccato che è un po' troppo lunga la scena. Sì, esatto, ha avuto una piccola indecisione. Qui un time remapping ci azzeccava benissimo, però con Filmora non so se si può fare. Mi sa che sia. Guarda Mirko, a me
sei piaciuto un sacco. Sei piaciuto un sacco, molto pulito, stacchi netti, tante inquadrature dello stesso posto, quindi queste cose qui, insomma, purtroppo sono un neo, però è un po' un neo, però comunque ti sei portato molto bene, i movimenti erano tutti molto fluidi, i cambi tutti a tempo, sì. orario giusto, i colori erano sempre coerenti tra scena e scena, quindi questa cosa anche è un pro. Forse qualche scena troppo lunga, dovresti imparare a fare un time mapping, perché quella che ti avvicinavi con l'effetto a candela piano piano era veramente una scena spettacolare, ma era veramente lunga, quindi se tu avessi utilizzato un time mapping per quella sarebbe uscito veramente top, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Poi aggiungici anche un bel orbit intorno al campanile e io ci metterei anche una zenitale che scopre il campanile e la cupola, perché ho visto che è bella colorata. Un piccolo neo che ho trovato, Mirko, è stato una doppia zenitale. Quindi hai fatto una zenitale e poi taglio con un'altra zenitale molto simile ma leggermente più alta. Questa cosa qui non mi è piaciuta più di tanto, magari potevi alternarla con un'altra scena. Un orbit, come diceva Andrea, del campanile. Adesso noi non sappiamo da che punto della città hai fatto il tuo take off col drone, ok? Perché se l'hai fatto dal basso, ok, però potevi spostarti, andare vicino al campanile, fare un altro take off in modo che il drone ce l'hai sempre a vista vicino e avresti fatto un orbit vicino intorno al campanile, sarebbe stata una cosa carina. Se non un orbit, anche una spirale, quindi da vicino man mano che ruoti ti vai ad allontanare. Questi sono dei movimenti belli da fare che magari ti possono dare qualcosa in più. Che altro dirti? Passa a un software professionale il prima possibile, passa, ho detto, scegliene uno tra quelli che ti ho indicato all'inizio. Io farei proprio un mezzo applauso di incoraggiamento, essendo questo un work in progress, quindi sì, per il video finale magari sfrutta questi consiglietti che ti abbiamo dato e poi giracelo, magari non lo mettiamo nel prossimo commentiamo, però magari ce lo guardiamo e poi ti diamo un feedback. Vabbè, facciamolo questo applauso quindi. Sì, dai. Ok, grande Mirko Camilli, bravo, molto bravo. Andiamo a vedere il prossimo che ci invia un video. Che è l'ultimo, ed è Simone Sergi. Vediamo un po'. Ciao, ti linko il mio video. Parte drone e Osmo Pocket. È andato a premio nel concorso internazionale della DJI Sky Pixel. Vi linko anche l'articolo Dronezini nel canale, vabbè, comunque. Già che è andato a premio nel concorso internazionale di SkyPixel, probabilmente sarà un video che merita. È un video che merita. Quindi andiamo a vedere, le aspettative sono alte. Simone, vediamo un po'. The magic is to transform and to dream awake. Bridge between our world and what we imagine. Have a good trip.
Bravo Simone. Un video più unico che raro. Guarda, io lo butto lì, secondo me DJI dovrebbe pagare, altro che concorso per questo video, insomma gli hai fatto un promo davvero con i controfiocchi, un doppio applauso perché dietro c'è davvero un lavorone veramente incredibile di post produzione After Effects, cioè io conosco un po' After Effects, conosco abbastanza, ci mastico abbastanza, devo dire che questo lavoro qui ci sei stato 3 settimane per montarlo, secondo me, perché veramente è impegnativo. Sì, è veramente impegnativo. Ma già idearlo è stato sicuramente impegnativo, quindi questo è un video solamente che racconta un qualcosa che è stato pensato prima, poi messo lì a realizzare le giuste clip, le giuste scene e poi tutto quel lavorone da studio, insomma. Sì, infatti l'uso di After Effects è stato veramente da pro, veramente pro, molto molto buono. Che altro dire? La fluidità delle scene non si può dire niente, perché comunque erano tutte molto ricreate, insomma c'è stato un motion blur aggiunto, quindi si vede proprio che hai creato il motion blur con After Effects. Era un video molto futuristico, vero? Sì, era veramente un video promozionale, un video anomalo, diciamo, non diverso da tutti quelli che si vedono. Sicuramente hai dato la tua impronta, il tuo marchio si vede in questo video. Sarei curioso di vedere un video più drone, cioè vedere come sfrutti questa tua creatività su un video più non sul prodotto, insomma, cioè che sia un video che racconti un qualcosa, una storia da drone. Molto interessante. E quindi il salsicciotto gliel'abbiamo dato? No, solo pane si becca lui. No, solo pane. Solo il panino ti becchi, niente salsicciotto dentro. Ti invitiamo a venire con noi nel prossimo viaggio. Mandaci una mail e magari vieni con noi in Trentino direttamente, facciamo qualcosa direttamente lì. Anche se in Trentino tutte montagne, non ci sono porte e finestre che possiamo aprire, spezzare pezzi, insomma, vabbè. Poi però comunque qualcos'altro. Vediamo qualcos'altro magari. Ok, ringraziamo ancora per l'ennesima volta Simone. E ringraziamo tutti quanti voi per aver partecipato a questo format. Commentate, perché quando commentate ci rendete orgogliosi di quello che facciamo. E vi invitiamo a lasciare sempre un like per farci capire che vi piace questa rubrica e per portarla avanti. Continuate a mandarci video, ovviamente, al nostro indirizzo email info@aspassocoldrone.com. Mi raccomando, durata massima 1 minuto, musica senza copyright, altrimenti dobbiamo modificare ogni volta la voce. Poi ogni volta abbiamo un contenuto, mettiamo un contenuto sul canale con la voce modificata che si sente male, quindi inviateci una musica senza copyright per favore. Esatto, potete mandarcelo o con WeTransfer, oppure se l'avete già caricato su YouTube bastate che ci mettate un link del video. Esatto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e naturalmente seguiteci su tutti i nostri social network, Facebook, Instagram, Telegram, ormai siamo ovunque. Esatto. Vai. Ricordatevi il link Amazon che lasciamo qui in descrizione se volete fare dei vostri acquisti su Amazon, e abbiamo il nostro link del magliette se vi interessa portarne una con voi. È il vostro modo per supportare il canale e quindi per permetterci di portare avanti questo progettino. Se volete venire in viaggio con noi, sempre via mail ditecelo, insomma vi manderemo le informazioni al più presto. E che altro dire? Per questa puntata è tutto e come al solito vi auguriamo buon volo a tutti. Ciao. Ci aggiungi il pasticciotto. Poi il salsicciotto lo metto io, non ti preoccupare. Esatto.